C'era una volta Goldrake, è un libro di oltre 1000 pagine in 2 volumi, che è il frutto di un lavoro durato ormai più di 14 anni. È una ricerca storica, ma anche, se vogliamo, un'indagine giornalistica su come è nato il robot più famoso della televisione italiana e come è arrivato in Italia e soprattutto che cosa è successo al momento della sua trasmissione su Rai 2 nel 1978. Quindi un'analisi storica, ma anche un'analisi culturale, sociale di quella che era la televisione e la realtà italiana a cavallo tra gli anni 70 e 80. Racconto della scoperta quasi avvenuta per caso di questo cartone animato durante una fiera nel 1977, tutte le peripezie che in Rai si sono dovute affrontare per la sua pubblicazione. Il grande, enorme successo che ha avuto con milioni e milioni di telespettatori, ma anche poi tutte quelle che sono state le critiche e le polemiche che sono state avanzate sul versante politico, sul versante dei genitori, degli insegnanti, il tutto con una mole, direi, abbastanza impressionante di rari documenti d'epoca, di articoli scovati nelle emeroteche e nelle biblioteche di tutta la Lombardia, il tutto arricchito poi dalle interviste a tanti, tantissimi personaggi che hanno contribuito alla nascita del fenomeno Goldrick nel loro paese. Quindi i presentatori, i musicisti che hanno creato le sigle, i dirigenti e funzionari Rai che hanno lavorato all'edizione del cartone animato in Italia, e poi c'è tutta una ricca, ricchissima parte sul mondo del giocattolo su licenza, anche qui con interviste alle persone che più di 40 anni fa hanno creato i giocattoli di Goldrick, che mi hanno anche, come dire, aperto virtualmente le porte delle loro aziende, così come erano oltre 40 anni fa. Un affresco, quindi, direi, di un'epoca che è irripetibile per la storia della televisione italiana, ma anche per la società italiana, perché quando arriva Goldrick è un momento particolare. Aldo Moro è stato rapito, i giornali sono pieni di notizie sulla guerra contro le Brigate Rosse, quindi è una situazione anche abbastanza delicata. E all'interno, diciamo, di quest'ambito, Goldrick arriva come una novità che prima desta interesse, ma che poi diventa anche motivo di preoccupazione per molti. Questo libro vuole raccontare proprio tutto questo, partire dagli albori, partire dal Giappone, compiere un ideale viaggio fino in Europa, in Francia e in Italia, che sono i due paesi che hanno avuto, come dire, maggiore attenzione verso questo prodotto e dove questo cartone animato ha avuto un successo straordinario che è vivo ancora oggi a più di 40 anni di distanza.